Ci sono delle premesse che un po' conosciamo su chi sono i farisei e gli scribi. I farisei si facevano chiamare anche i santi, perché erano perfetti osservanti di tutti i precetti 613 e quindi apparivano come puri. Santo, puro, sono parole equivalenti. Gli scribi erano gli esperti della scrittura, adesso diremo i biblisti, no? E l'esperto della scrittura può dire sempre quello che Dio vuole o non vuole, sapendo interpretare in modo più sapiente quello che è scritto nella volontà di Dio e dunque nella parola di Dio. Questi farisei, che si facevano appunto chiamare i santi e sdegnavano tutte le altre persone che erano non avvicinabili, non potevano neanche toccarle, no? Ritenevano che il contatto fisico con certe persone, certe situazioni, certi oggetti causassero l'impurità e quindi perdevano la loro santità. Santità dunque, che per noi equivale a un concetto morale, cioè di come sono dentro, il mio rispetto per Dio e anche la qualità dell'anima. Per costoro la santità coincideva quasi perfettamente con l'osservanza delle norme. Tuttavia Gesù dice: quelle norme che voi osservate in un modo scrupoloso e meticoloso sono di origine umana, la tradizione umana. Quelle tradizioni che si mettono attorno a quelle che sono le leggi di Dio, che invece rimangono parola di Dio, sono umane. Per fare un esempio, noi celebriamo la messa e nel mondo intero cattolico le cose sono quelle, liturgia della parola, no? Preceduta all'atto penitenziale, liturgia eucaristica e così via. Ma il modo di introdurre la messa con questo o quel canto, questi movimenti, certe cose che si fanno, dipendono molto dagli usi locali. Ora, dire che quell'uso locale è la legge di Dio è un grave errore, che poi si vuole imporre a tutti gli altri. Dunque si va, le cose vengono costruite in modo differente. Così tutti quanti stiamo a tavola, ma ci sono modi diversi di stare a tavola in diversi continenti, regioni del mondo. Dire che queste siano la norma sopra tutte le cose vuol dire arrogarsi l'idea di essere il centro del mondo. Siamo tutti periferici. Questi precetti purtroppo si erano come assiepati attorno alla legge di Dio, i comandamenti, ma anche con una certa malizia, nel senso che è molto facile osservare delle cose da fare e che gli altri controllano in modo da sembrare perfetti osservanti. Ed è anche molto facile nascondere i peccati che sono occulti, che sono di due tipi. Quelli delle intenzioni, miei pensieri e intenzioni malvagie che io faccio di nascosto e quelli che non sono peccati che non vengono rivelati in pubblico per la loro natura. Se io faccio una truffa, no, per esempio, mi auguro che questo non venga scoperto, però la truffa è fatta in modo tale che io commetto una disonestà, un crimine, fatto in modo che non venga scoperto. Poi all'esterno risulto un bravo contabile, un bravo bancario, un bravo amministratore, quello che volete, no? In realtà i peccati occulti che rimangono nascosti e i peccati che rimangono nascostissimi, cioè dentro il cuore dell'uomo, quindi dico la pace sia con te, intanto penso meglio che non ti veda la prossima volta, capite che c'è una discrepanza fra il gesto esterno che è corretto e la sostanza interna che è scorretta. Ora, la santità in realtà non corrisponde al gesto di cortesia e basta, o non coincide con le usanze locali, ma la santità è qualcos'altro di diverso, è l'essere buoni. Allora, se il giovane ricco che dice: maestro buono, cosa devo fare per essere perfetto? Come dire, ci sono quasi, mi manca qualcosina, ma forse lo sono già e voglio da te la medaglia per dire: ma tu sei già perfetto. E
La risposta di Gesù è: perché mi chiami buono? Solamente Dio è buono. Che vuol dire? Per quanto gli uomini possano sforzarsi di essere perfetti secondo le norme, in realtà la bontà, che è la prerogativa di Dio, non abita nel nostro cuore. Siamo capaci di essere un giorno buoni o fare qualche gesto buono e qualche altro, o accanto al gesto buono avere l'atto, no? Ci arrabbiamo, diciamo male di questo, o contemporaneamente facciamo un'azione buona e un'altra cattiva. Siamo doppi. Dio è semplice, cioè è fatto di una cosa sola, il bene, la luce. Noi abbiamo il cuore diviso. Ci sono delle stanze in cui facciamo il bene e delle stanze del cuore in cui non facciamo il bene. Perché mi chiami buono? Solamente Dio è buono. Come dire, tu mi stai chiedendo la laurea, no? di darti la corona del già perfetto. Dice: osservo i comandamenti, gli dice il principale, tutti questi li osservo fin dalla mia prima giovinezza. Come dire, che cosa mi manca? Il problema è che il suo cuore non era legato a Dio, era legato a se stesso. Sono bravo, sono bello, sono buono, sono ricco, sto bene qui, non mi interessa là, e neanche troppo Dio, se non che mi deve dare la medaglia per come sono, ma perché davanti a tutti sono sempre quello iperstimato. E Gesù gli dice: una sola cosa ti manca, vendi quello che hai, dalla ai poveri, e ci sei attaccato, poi vieni, seguimi. Come dire, segui me in quello che faccio giorno per giorno, ti porto alla croce, prendete sulla vostra croce, no? E seguitemi. Cioè, ti porto a uccidere questa vita e questo attaccamento qui alla vita per amor di Dio, e a lasciarti uccidere per amor di Dio, e a perdonare i tuoi uccisori per amor di Dio. Sei pronto a fare questo? Se non do triste perché aveva molti beni, ma è attaccato. Il suo cuore non è libero. Di cosa parla allora Gesù? Del nostro cuore, della nostra interiorità. Che cos'è il cuore? Il cuore è l'anima, cioè la parte spirituale dove si formano le grandi decisioni. Le decisioni per Dio o per noi stessi, per il bene o per il male, l'egoismo. E il male non è fuori di noi. Questo è quello che insegna Gesù e spiega ancora meglio a San Paolo, che è il teologo, e dice: i mali non vengono da fuori ma dentro di voi. Infatti dal dentro, dall'interno, nascono tutti questi mali. E fa un elenco che è impressionante. E dice: chi è capace di rimanere fuori da questo? Pensate, non sono cose che si possono vedere sempre fuori, no? O non sono cose che in realtà vanno a toccare i precetti dei farisei. Ma guardate bene, io le ripeto, sono impurità. Oggi l'impurità è un dovere, bisogna essere impuri perché altrimenti non si è abbastanza inseriti. Furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Chi è che si salva? Se dunque questi mali sono dentro di noi e Gesù ci dice solamente Dio è buono, chi mai potrà salvarsi? Dicono gli apostoli e San Pietro, dico, sì, le cose stanno così, siamo messi male. La soluzione quindi non viene dal fatto di essere impegnati a fare le cose buone, sì, senz'altro, ma non arriveremo mai a fare tutte le cose buone, perché dentro di noi c'è una radice di male, sono né uno e l'altro. Teniamo a bada un peccato, un tipo di peccato, come siamo impegnati in quello, cadiamo in quell'altro. Allora andiamo a riparare quell'altro, ne spunta fuori ancora un altro, no? I cosiddetti sette vizi capitali sono pro capite, cioè li abbiamo tutti quanti dentro. Chi in, diciamo così, modo più maggiorato un tipo o dei tipi, chi altro.
Ma siamo tutti fratelli in questo, siamo tutti quanti nella stessa radice, tutti veniamo da Adamo, il peccato è inserito dentro il nostro cuore, cioè è dentro la nostra anima. Il percorso che Gesù dice di fare, dunque, non è osservate la legge e sarete perfetti, ma vieni dietro a me e fai quello che faccio io, che è quest'opera sacrificale su se stessi. In pratica noi dobbiamo imparare a uccidere il peccato che è dentro di noi. E per uccidere il peccato che è dentro di noi dobbiamo uccidere una parte di noi stessi, e questo qui noi non siamo molto disposti a farlo. Pensate semplicemente alla superbia e all'orgoglio, se non ci offende, possiamo anche star zitti, che è già una grande virtù, ma non la mandiamo giù. Se poi uno ci fa qualcosa di male, un torto, cerchiamo subito di rivendicare la giustizia, no? E sopportiamo, ma fino a un certo punto, fino a quanto dobbiamo perdonare, 7 volte, no, 7 volte, 70 volte 7, è un problema, un numero infinito. Quindi noi abbiamo delle camere, delle stanze della Santa Teresa d'Avila, il castello interiore, cioè nella nostra anima, nel nostro cuore, che sono occupate da radici di peccato. E questo sono non nelle stanze, uso l'immagine di Santa Teresa d'Avila nel castello interiore, non nella stanza centrale dove abita Dio, ma in tutti quelli che ne vengono attorno e sono più periferiche, specialmente quelle che sono più vicine alla porta d'ingresso. Allora, siccome l'anima è un tutt'uno col corpo, non è detto che coincide col corpo. Le zone d'ingresso sono le parti più connesse con la nostra corporeità, poi più all'interno c'è una stanza che è abitata da Dio, che però si chiude e non comunica con noi a causa dell'occupazione peccaminosa delle altre stanze che stanno attorno. La situazione di peccato è questa. Chi ci libererà da questo peccato, dice San Paolo? Questo peccato dunque sta in queste zone periferiche che sono più attinenti alla nostra carne. Carne, serve sempre fare una piccola premessa, non è semplicemente, no, la parte muscolare del nostro corpo. Quando San Paolo parla di carne è la nostra corporeità e la nostra psichicità, no? Gli impulsi, le cose che ci muovono, prima ancora di pensare è già partito qualcosa, e queste cose qui. Questa parte qui è quella che si innesta nella parte più superficiale dell'animo. Ci sono i mistici, parlano di profondità dell'animo. La parte più superficiale, questa è occupata dal peccato. Lo dice San Paolo, il peccato abita in me, nella mia carne, cioè in questa corporeità. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Allora c'è una parte di noi che vuole e una parte che non vuole. La parte profonda che vuole, che è il desiderio, è la mente che noi abbiamo perché abbiamo aderito a Cristo, e siamo tutti cristiani, vogliamo il bene, tutti qui cerchiamo il bene, ma c'è un'altra parte che ha una sua legge, che è tiranna, dice San Paolo. E questa parte abita in me, ma non è la parte più profonda, è la parte più superficiale. Il problema è che noi ci poniamo con la nostra mente, quando non siamo esperti di cose dello spirito, anziché stare al centro dove abita Dio e respingere l'assedio dei peccati che ci stanno intorno, ci spostiamo nelle stanze occupate dal nemico, che sono generalmente sulla corporeità, la psichicità, cose che abbiamo detto. Oppure, quando pecchiamo gravemente, ci mettiamo fuori dal castello, fuori dalle mura. Quelli che sono fuori stanno con la mente e quindi anche i propri desideri, che sono dominati dalla parte peccaminosa del corpo, della corporeità, e le intenzioni sono fuori dalle mura, cioè sono fuori dall'anima, sono in un'altra regione dove pianto e sudore di denti alla fine, ma che adesso è il mondo che ci distrae, ci interessa, è il mondo del peccato. La nostra anima non è più in contatto con Dio perché è fuori dalla propria sede profonda. Ora, sono cose implicite, ma tutta la dottrina della teologia spirituale e l'esperienza dei mistici insegna queste cose. Allora, chi può essere buono? Chi si lascia bonificare, cioè santificare, purificare, adesso dovremmo dire sanificare, no? Dall'opera spirituale di Cristo, il quale
entra in noi col suo spirito, che è lo spirito di Dio, ma che si fa fratello con noi, quindi si unisce a noi nella genealogia umana, e spiritualmente c'è una sovrapposizione fra noi e lui, per mezzo del battesimo, e combatte con noi questa lotta interiore che è contro le parti cattive che abbiamo dentro di noi. Se noi non respingiamo il male e accogliamo e lo accogliamo dentro di noi, l'opera di Cristo in noi diventa vana, inutile. Non perché Cristo è impotente, ma perché siamo noi che non abbiamo dato la mano di Cristo, cioè non l'abbiamo seguito sul suo cammino, comportandoci come lui si comporta, che vuol dire comportarsi, camminare secondo lo spirito di Cristo, avendo i pensieri di Cristo, avendo la mente di Cristo. È sempre San Paolo che parla di questo. Questo percorso è interiore e poi diventa un fatto, perché è da dentro che nascono le intenzioni, e quindi respingo questo e scelgo quello. Ma se io scelgo Cristo, noi pensiamo tutto questo che è male non mi dovrebbe dare più fastidio. Lì per lì ci lascia buoni, poi improvvisamente un giorno o una sera o di notte, qualsiasi ora, si sveglia e in noi ci sono pensieri, ma io questi pensieri non li avrei mai voluti, ma mi ritrovo a pensare, a desiderare cose che ho rigettato, ci scandalizziamo di noi stessi. Ma è perché il peccato vive in noi, nella nostra carne, ed è sollecitato dal di fuori, dal demonio, il quale vive in noi per mezzo del peccato, nel senso che ha degli addentellati, no? Un piede a terra dentro di noi, e ci stuzzica in modo tale da vivificare tentazioni, passioni, reazioni di un certo tipo, e noi, se siamo un po' sprovveduti, li seguiamo, poi dopo siamo pentiti, però lo seguiamo. Il combattimento spirituale è stare in guardia, vegliare, respingere, avere lucidità mentale, avere lucidità di spirito, vivere secondo lo spirito, vivere secondo la mente di Dio, con lo spirito di Cristo, camminare con lui. Allora la soluzione che si dice che dovrebbe essere data a quel giovane che se ne va è: rinuncia a quello che ti tiene legato fuori di te, perché le ricchezze sono fuori dalla tua anima, rientra in te stesso, poi vieni e seguimi, comincia a lottare, e nella tua lotta tu stai portando la croce tua, ma con me, diventa una croce universale, per cui la lotta vinta da noi personalmente su ogni peccato diventa una vittoria di Cristo sul peccato del mondo intero. Quello che fa un cristiano sconosciuto in tutto il mondo è di salvare anime mediante la vittoria di Cristo sulla propria vita, sul proprio corpo. Noi abbiamo un valore universale nella nostra lotta, perché siamo popolo sacerdotale di che cosa? Dell'umanità intera, che non sa, non vede, non creda e ci è nemica. Non importa, ma quello che noi facciamo con Cristo è molto più vasto, solo che vedremo dopo tutti gli effetti di bene, quante anime sono state salvate anche grazie alla nostra partecipazione. Questa è la santità, essere santificati da Cristo, uniformandosi sempre di più a Lui. Quello che dobbiamo fare quindi è essere uniti a Cristo, e così riusciamo a rispettare i comandamenti, se no con lo sforzo umano non arriviamo da nessuna parte. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.